E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo fantasticissimo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con il loadout su Rust Regimen e Artiglio di Jorum. L'Artiglio di Jorum l'avevamo provato l'altro ieri, nel video dell'altro ieri, e abbiamo visto che è un impulsi molto molto forte dalle lunghe distanze. Per questo l'ho accompagnato al suo Rust Regimen, che è un'arma che se la cava molto bene dalle medio corte distanze. In questo modo abbiamo una copertura molto estesa. Appunto, l'Artiglio di Jorum coprirà con precisione le lunghe distanze, mentre il suo Rust Regimen ci servirà per tutto il resto. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta questo set in partita. Ok, partita già iniziata da 2 minuti, però siamo in Vostok, quindi buona per questo set, considerando che l'Artiglio di Jorum, come abbiamo già detto, è molto molto più forte alle lunghe distanze. E ora... ok. Vedete il... come si chiama? Il fuorilegge, il perk è veramente devastante. E vabbè, questo l'ho fatto. Comunque, fuori legge, ragazzi, considerando che l'artiglio di Jorum, appunto, come ho detto, lo usiamo molto di più dalle lunghe distanze, cercando di puntare più sulla precisione, il fuori legge praticamente si attiva sempre, perché le kill precise le facciamo praticamente sempre. Ok, ce n'era un altro. Quasi. Penso che qualcuno lo farà. No, 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 via, via, via. Ce l'ho quasi. Qua ho fatto a prendermi che ero... vabbè. Mi starete notizie, lo faccio da dietro. Vai, vai, vai. Ok. Bella così. Voglio cercare di far rivedere un attimo il Suros all'opera. Tipo magari non contro un pugno della distruzione. Per farvi capire comunque un po' la differenza tra il Suros e l'artiglio di Jorum. Potresti vincere come potresti perdere. Per esempio, spazi del genere andrei molto di Suros. Non è morto. Oh, si è morto. Aggiù un fondo. Se lo prendo voglio i soldi. No, di quanto poco. Ok, è precisione, vedete, l'artiglio di Jorum è proprio precisione. Punta tutto sulla precisione e sulle lunghe distanze. Poi se vogliamo pushare andiamo di Suros. E se non incontriamo due persone possiamo anche farcela. Vabbè, questo tipo è scarsissimo. Questa è una pippa. Come fa a essere vivo? Aiuto. Ok, questa era veramente una pippa, cioè ho smirato mezz'ora, non l'ho mai preso il primo caricatore. Ok, devo dire che non sto giocando male, mi sta piacendo questa partita. Vedete che il set è un buon set, magari all'inizio bisogna cercare di prenderci la mano, perché devo dire che la prima partita che ho fatto non ho giocato così bene. Mi piace, mancano 3 minuti. Dai, perché non riesci tu? Dov'è, dov'è? Eccolo. No, mi ha interrotto col lanciarazzi, che infame. Tra l'altro, ragazzi, com'è pesante, io utilizzo il dio solitario, ma semplicemente perché mi piace utilizzare i cecchini. Quindi in realtà l'avete probabilmente visto, nei loadout non considero spesso anche le pesanti, perché alla fine dipende da che cosa volete utilizzare. Siete più tipo la cecchino, vabbè. Siete più tipo la cecchino, un dio solitario come faccio io, oppure se preferite lanciarazzi, vabbè, sto zitto, però insomma, comunque diciamo che cambia la persona a persona. Come ho fatto a turnarlo così questo? Ok, ok, ho giocato abbastanza bene, non mi sembra di aver fatto un cattivo punteggio. Infatti ho fatto... fatto 22 kill e 2,75. Ho giocato bene. Tra l'altro sono anche salito di grado, quindi fantastico. Quindi ragazzi, questo era il set. Devo dire che è un buon set perché copre bene o male tutte le distanze. Magari dovete un attimo essere più abili a riuscire a utilizzare il suo Rust Regimen dalle cortissime distanze. Quello potrebbe essere, diciamo, il suo punto debole. Però se parliamo di lunghe distanze, di medie corte, abbiamo tutte le armi per cavarcela.
Quindi ragazzi, direi che questa è la set. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce.